Dopo aver analizzato la commedia all'italiana anni 50, pur dovendo purtroppo omettere qualche titolo che sicuramente avrebbe meritato per una questione di tempistica, perché altrimenti non avrei più finito, come per esempio Un americano a Roma di Steno, Totò e Carolina di Mario Monicelli o Miseria e nobiltà di Mario Mattoli, per citarne tre, approdiamo negli anni 60. Sicuramente gli anni 60 sono il decennio più prolifico, più importante della commedia all'italiana, della grande commedia all'italiana, e in generale credo che il 1960, anno dal quale ovviamente partiamo oggi e che rincontreremo anche nei prossimi video, credo sia stato l'anno più importante in assoluto del nostro cinema. L'anno della Dolce Vita, l'anno di Rocco e i suoi fratelli, l'anno del Bell'Antonio, l'anno di Adue e le compagne, l'anno anche del film di cui parleremo oggi. Prima di recensirlo, prima di parlarvene, credo sia necessario per me, per quanto mi riguarda, fare una breve, spero, ma importante premessa. Ho un rapporto molto particolare con questo film. Io mi sono appassionato al cinema italiano in particolare, intorno agli 8-9 anni. Ma ricordo che quando avevo su per giù quell'età, 8 anni, vedevo sempre a casa dei quadri con quest'uomo vestito da vigile, oppure proprio la locandina del film con su scritto Alberto Sordi il vigile, e li vedevo da tutte le parti per casa. Quindi sicuramente doveva essere qualcosa di importante, altrimenti non ci sarebbero stati, ma ovviamente non ero a conoscenza di cosa rappresentassero. Ho chiesto poi a mio padre e ho scoperto che si trattava del suo più grande mito, Alberto Sordi, e di uno dei film della sua vita, ovvero Il Vigile. Tra l'altro, lui ricordo che in macchina, nel telefono della macchina, si era anche memorizzato Otello Celletti come il personaggio protagonista del film, interpretato da Sordi. Quindi mi sono innamorato anch'io di questo film e ho cominciato ad esplorare il cinema italiano proprio partendo dal Vigile. Devo dire che è stato un bell'inizio sicuramente. Poi ovviamente nel corso degli anni ho rivisto tantissime volte il film, l'ho rivisto anche ieri sera per potervene parlare dettagliatamente e ne ho compreso tutti i particolari e soprattutto la genialità, perché è questo l'aspetto più importante, il fatto che il film riesca ad essere ancora oggi assolutamente attuale dopo 61 anni. E la cosa non è molto positiva considerando il messaggio, ma ci arriveremo con calma. Oggi sono qui per parlarvi del film Il Vigile, diretto da Luigi Zampa nel 1960, interpretato da Alberto Sordi come protagonista nei panni di Otello Celletti, e poi Marisa Merlini, Nando Bruno, Carlo Pisacane, il piccolo Franco Ritrocchio, attore bambino del tempo, Mario Riva, che purtroppo sarebbe poi scomparso di lì a poco a causa di un tragico incidente nelle prove del musichiere, Silva Coscina nei panni di se stessa, un giovane Riccardo Garrone, grandissimo cast. Otello Celletti, interpretato da Alberto Sordi, è il protagonista di questa storia. Otello è un fannullone, è uno che da 3-4 anni non lavora, che vive con la vestaglia, che insomma non ha voglia proprio di lavorare. E tra l'altro mi sono dimenticato, non so come sia possibile, di citarvi il grande Vittorio De Sica che interpreta il sindaco, ma ovviamente poi parleremo bene anche della grande performance di Vittorio. Dicevo, Otello è un fannullone. È un fannullone che non ha voglia di lavorare. Passa le sue giornate andando magari a prendere il latte, disturbando i lavoratori, lo stesso figlio che lavora come giovane meccanico. Un giorno però arriva a casa una grande occasione per lui, perché gli è stato concesso, consentito un posto di lavoro come facchino, come uomo di fatica. Sei contento di avere un padre facchino? Lui non è entusiasta di questo, perché diciamo che non sa fare nulla, che non ha voglia di fare nulla, però c'è una peculiarità che lui ha, più che altro un suo desiderio. Lui sa andare molto bene in motocicletta e di conseguenza vorrebbe entrare a far parte della polizia municipale. Ovviamente non è una cosa che si può concedere a tutti, quindi questa possibilità per ora non gli è stata concessa perché non la merita. E quindi ha addirittura il coraggio di rifiutare questo lavoro. Cerca di farlo nel modo più, diciamo, corretto possibile, cerca di andare a parlare con il sindaco, ma inizialmente non ne ha la possibilità, poi riesce a farlo attraverso un monsignore e gli dice che lui è stato ferito anche durante la guerra, non può fare lavori forzati e ha però questo desiderio. Allora il sindaco cede di fronte all'insistenza di Otello e gli trova un posto di lavoro proprio nella polizia municipale. Ovviamente i guai cominceranno fin da subito perché Otello non è in grado di ricoprire questo importante ruolo. E allora verrà poi ovviamente spedito, spostato nei luoghi meno preoccupanti della città, fin quando però un giorno si ritroverà a dover soccorrere Silva Coscina, attrice del cinema. Silva
Silva Coscina, che ha un problema alla macchina e che però si trova senza bollo, senza patente, assolutamente non in regola, e quindi teoricamente, seguendo la legge, Otello dovrebbe fermarla, non dovrebbe lasciarla passare. Ma insomma, l'attrice del cinema Silva Coscina, bellissima anche di persona, oltre che sullo schermo, deve andare a fare le prove per il musichiere perché l'aspetta Mario Riva. E quindi, come fa un uomo di fronte a una donna così bella, così importante, così famosa a fare il ligio? Il duro e a non farla andare via. Teoricamente dovrebbe farlo per legge, ma lui cede. Cede quando il sindaco viene a saperlo, dapprima concorda con lui, si informa, chiede un po' come sia questa attrice. La Pampanini, no, la Coscina, è vero. E tra l'altro questo discorso dello scambio Pampanini-Coscina lo ritroveremo anche nel Tassinaro di Sordi, in cui lui, dopo aver fatto tutti i complimenti del mondo alla Pampanini, la saluterà dicendo arrivederci signora Coscina, perché non aveva capito assolutamente chi fosse, quindi una bellissima citazione. Dopodiché però il sindaco riceverà, Vittorio De Sica, straordinario, una telefonata in cui verrà redarguito, ovviamente, perché è stato proprio lui a raccomandare, insomma, a segnalare questo vigile, e dovrà fargli una ramanzina. E soprattutto gli dirà una frase emblematica nel film: la legge è uguale per tutti. Tu devi applicare la legge dal primo all'ultimo cittadino, anche con Silva Coscina. Allora, Celletti, insomma, ci rimane, riflette su questa cosa, resta abbastanza stupito e da quel momento in poi cercherà in tutti i modi di far rispettare la legge a tutti. E un giorno si ritroverà a doverlo fare proprio con il sindaco, che in una strada in cui il limite massimo di velocità sono 50 km, passerà a 65. Liquidandolo anche con una parola volgare che noi non sentiamo anche a causa di una censura pazzesca del tempo, ma ne parleremo tra poco, che il sindaco dice alzando il finestrino. Ma cosa vorrà mai dire questa parola? Noi possiamo ovviamente immaginare, verrà poi citata come sbronzo, insomma la parola è quella, dai. E di conseguenza Otello ovviamente vorrà far rispettare la legge anche al sindaco e quindi farà un verbale, andrà avanti. C'è una frase importante che gli dice Riccardo Garrone, che è un suo superiore: Celletti, lo vuoi un consiglio veramente fraterno? Lascia perdere, c'hai famiglia. Insomma, gli fanno capire tutti che non è il caso di andare contro i poteri forti, andare contro il sindaco. Lui però andrà avanti anche con l'appoggio dei monarchici perché vuole far rispettare la legge, perché lui è senza macchia e senza peccato, non ha nessun problema assolutamente, e quindi è convinto di poter andare avanti senza problemi. Poi però qualcosa succederà. Io non sto qui a svelarvi cosa accade, anche se credo abbiate assolutamente visto il film almeno una volta nella vita, altrimenti ragazzi andate a vederlo assolutamente. Acquistate il DVD, l'home video, che come vedete io ho qui perché ho avuto la fortuna di acquistare questo DVD a Roma, durante la mostra del cinema di Roma nel 2017, quando sono andato anche ad assistere alla conferenza stampa di presentazione di The Place di Paolo Genovese. Sono stato a due passi da Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Sabrina Ferilli, Alessandro Borghi, è passato anche Alan Cappelli Goetz. Insomma, un'emozione incredibile. Ho potuto anche acquistare il DVD del Vigile e poi scoprirete questo finale assolutamente geniale e straordinario. Devo però, senza fare spoiler, citarvi una frase che dice Marisa Merlini al piccolo Franco Ritrocchio in una delle scene finali per farvi capire qual è l'essenza del vigile e perché lo amo così tanto, perché credo che questa frase poi racchiuda veramente tutto. Il bambino dice alla madre: ma è un'ingiustizia! 1960, attenzione, ma è un'ingiustizia! La madre risponde: è meglio che te ci abitui da piccola alle ingiustizie, perché poi quando sei grande non te ci abitui più. 1960. Un film che dovette anche scontare delle rotture di scatole alla censura, anche a causa del personaggio dell'amante del sindaco, di cui si vedono magari le gambe e di cui si fa capire proprio il rapporto che c'è, che intercorre tra lei e il sindaco, e magari per il tempo era qualcosa di eccessivamente scabroso, insomma, lo sappiamo come funzionava la censura, che è da poco stata abolita, grazie a Dio, soprattutto a quel tempo. Un Alberto Sordi straordinario in una delle sue migliori performance. Vittorio De Sica è assolutamente Vittorio De Sica, con la sua personalità, con la sua eleganza, con la sua classe. Un grandissimo Nando Bruno, Franco Ritrocchio, molto promettente. Poi, insomma, non ha proseguito la carriera nel corso degli anni, ma lo ricordiamo come un bravissimo attore bambino. Una grande Marisa Merlini, Silva Coscina e il povero Mario Riva nel ruolo di se stessi, un giovane Riccardo Garrone e un grandissimo anche Carlo Pisacane nel ruolo del padre, che inizia facendoci ridere e poi ci fa anche emozionare
in un paio di scene sempre verso la fine. Insomma, un film veramente perfetto dall'inizio alla fine, con una grandissima sceneggiatura, un'ottima regia di Luigi Zampa, sicuramente uno dei migliori film di Luigi Zampa, che viene ricordato un po' troppo poco come regista, anche come grande regista della commedia italiana, e questo è un vero peccato. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, Il Vigile di Luigi Zampa, un film assolutamente straordinario, un film meraviglioso di cui vi consiglio assolutamente la visione e che vi consiglio soprattutto di vedere e rivedere nel corso degli anni, perché è un film che fa riflettere, perché è un film che fa pensare, perché è uno spaccato d'Italia del tempo perfetto, ma è tremendamente attuale anche oggi. Ciao a tutti e sempre viva il cinema italiano!